Questo video è offerto da... In occasione della conferenza stampa di fine anno CONI ed in concomitanza con la premiazione Atleta dell'anno 2013 a Vincenzo Abbagnale, abbiamo intervistato Rafa Benitez, qui premiato come miglior sportivo 2013. Andiamola a sentire. È un onore, l'ho detto prima, grazie, sono molto contento, grazie mille. Grazie. Attenti alla scala. Lo scudetto! Anche di qua, sindaco? Vi presento i nostri ospiti, in fondo a destra, l'assessore Filippo Monaco, assessore allo sport della provincia di Napoli, presidente della CONI della Campania Cosimo Sibilia, presidente del CONI di Napoli Sergio Roncelli, e questo signore alla mia destra, che quando noi avete qui per noi tutti è Don Rafè, Rafael Benitez Roncelli. Io voglio solo dire che noi siamo innamorati non solo dell'allenatore di calcio Rafael Benitez, ma siamo innamorati soprattutto del fatto che lui ami Napoli e che l'abbiamo visto in giro per gli scavi di Pompei, l'abbiamo visto in giro per Monumenti, l'abbiamo visto in giro al Teatro San Carlo, e di questo gli saremo infinitamente grati. Grazie Rafael Benitez. Io darei il via al... Credo che è troppo presto per me, non so se merito tutto questo, ma io aspettavo quando ho detto che ancora doveva darmi due cose per me. Pensavo nel mercato qualcosa poteva arrivare, ma ho visto che era qua, ho detto va bene. Abbia pazienza. Sì. No, ma
avere questo onore di qualcosa che ha una relazione tra lo sport e la città, credo che è molto importante. Io aspetto del 2014, sempre dico lo stesso, noi non diciamo vogliamo vincere questo o vinciamo questo, solo diciamo che lavoriamo al 100% per arrivare fino alla fine dove dobbiamo arrivare. Aspetto qualche successo, ma credo che siamo gente che lavora nel sport, è importante andare senza pausa e senza fretta. Come sempre. Grazie. Tutti volevano sapere cosa ti aspetti per il 2014. Per Napoli, l'ha detta? Però per la città. Per la città, io credo, come ho detto tante volte, la città è bellissima. Ci possiamo tutti aiutare un po'. Io ancora devo fare qualche visita, continuo a fare il mio giro. Ma aspetto nel 2014 a vedere tante cose nuove, ho visto oggi questo dentro che non l'avevo visto, queste cose credo che sono importanti, soprattutto noi che siamo davanti a tanti giornalisti che possiamo fare il bene per la città e proviamo a farlo. Grazie.